Salve e benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per un libro. Non so se avete mai riflettuto sul significato del termine comunione. Cerchiamo di capirlo attraverso gli usi che facciamo della parola. Due o più persone condividono dei beni, questa si chiama comunione di beni. Due o più persone condividono delle idee, dei progetti, questa è la comunione di idee. Poi diciamo che due o più persone vivono in comunione quando sono legati da sentimenti di affetto, di amicizia. Comunione quindi è mettere insieme qualcosa, che possono essere dei beni materiali o delle idee, dei sentimenti, degli affetti. Ma vi chiedo, per esserci vera comunione, cosa è necessario? Mi direste la stima. L'affetto, l'amore, la volontà di stare in comunione. Sì, però vi dico che queste cose in realtà sono cose secondarie. Per esserci vera comunione ci vuole altro. Ci vuole la diversità, l'unicità, in una parola, l'alterità. Vi stranizza? Come può l'alterità, che è qualcosa che è da la parola stessa, crea divisione, essere la base della comunione. Ma se ci riflettete, comunione, dagli esempi che abbiamo fatto, è mettere insieme da parte di più persona qualcosa. Ma le persone non sono uguali. Nessuna persona è uguale all'altra. Anzi, tutti siamo diversi. Tutti siamo unici. Quindi, perché ci sia una vera comunione è fondamentale l'alterità. E io questo l'ho appreso leggendo questo testo, Comunione e alterità. L'autore è Ioannis Zizioulas, un vescovo ortodosso, metropolita di Pergamo, ecclesiologo riconosciuto sia in Oriente che in Occidente. In questo testo, che è stato scritto nel 2006, ma che è edito in italiano soltanto dal 2016, l'autore dice che alla base della vera comunione vi è la diversità, vi è l'alterità delle persone. Volete conoscere quindi, sapere qual è, come si realizza la vera comunione? Allora vi consiglio di leggere questo testo.